importante che tutto non sia mai uguale. È importante che il frutto abbia sapore. Amici di Overture, bentornati in nostra compagnia. Oggi mi trovo in questa giornata particolarmente ventosa a Livorno, una città che amo in modo davvero particolare. Ci troviamo in uno dei posti, dei siti cult, simbolo di questa città, al Porto Mediceo. Proprio da qui inizieremo il nostro viaggio per parlare di eccellenza. Parleremo del buon pesce, parleremo quindi di ristorazione, andremo a toccare le eccellenze della cucina tipica toscana, del mare e non solo. Viaggeremo anche in quelle che sono le piacevoli sensazioni e le tradizioni di quella che ancora una volta viene chiamata la bottega. Ma di tutto questo poi ne parleremo nel corso di questo nostro appuntamento. Ma Livorno è anche arte, espressione artistica, di cultura. Qua ci sono davvero tantissimi artisti e pittori che colorano di vita e di entusiasmo questa magnifica città, e quindi iniziamo proprio a parlare di cultura. Una cornice viva e naturale con i suoi colori, il suo ritmo, il suo ciclo. Siamo proprio qua nella terrazza Mascagni, dove incontro piacevolmente il direttore editoriale di Arte a Livorno, Mauro Barbieri, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mauro, qua Livorno con le sue espressioni artistiche, la sua cultura, insomma, le troviamo proprio raccolte in questa bellissima rivista che annovera tanti numeri, tanti successi, Arte a Livorno. Sì, diciamo che la forma editoriale nasce grazie al fervente humus che esiste in questa città da ormai, io dico, centinaia d'anni. La rivista nasce nel 1995 con un altro nome prima. Sì, nasce come testata Pittura Livornese. Poi ovviamente mi sembrava molto, diciamo, restrittivo concentrare solo sulla pittura, anche perché le forme d'arte a Livorno sono molteplici, quindi si va dalla scultura, si va dalla fotografia, la serigrafia, l'incisione, e quindi 3 anni dopo decido di cambiare la testata e il suo nome con Arte a Livorno e Oltre Confine, per cercare anche di spaziare fuori dai nostri confini ovviamente. Ecco Mauro, qua ho questa rivista che porta una copertina bellissima, Gruppo Labronico, il centenario 1920-2020. Sì, questo numero che è uscito a cavallo tra novembre e dicembre 2020 è nato per festeggiare il centenario della nascita del più storico sodalizio in Europa di artisti. Nel 1920 muore Mario Puccini, definito dalla critica il Van Gogh italiano. E sulla morte un gruppo di artisti già all'epoca comunque conosciuti decide di unirsi per proseguire e mantenere vivo il suo nome e anche il suo credo nella pittura. Qua in questo numero ho letto un bellissimo editoriale scritto proprio da te, La cultura al tempo del Covid. Quindi come avete affrontato qua a Livorno questo periodo un po' particolare? Allora, diciamo che la cultura a livello non solo livornese ma italiano, europeo, mondiale ha risentito, come tanti settori dell'economia, delle chiusure. Ovviamente la pittura, le mostre, i musei si vivono frequentandoli fisicamente, quindi purtroppo nel 2020 tante iniziative sono state sospese, alcune erano iniziate da poco, alcune dovevano partire. Ci sono state altre forme, ci sono state le dirette televisive, ci sono state le dirette internet, ci sono stati incontri web attraverso storici, sono state fatte vedere anche le opere attraverso, diciamo, i canali multimediali. Abbiamo cercato anche noi, come rivista, di preparare il tutto appena ci fosse stata la possibilità. Abbiamo usato il nostro sito internet, abbiamo usato
la rivista online, quindi abbiamo cercato sempre del lavoro dietro. Io, a prescindere dal fatto che sono innamoratissimo di questa città di Livorno, che oramai anche con la nostra trasmissione seguiamo da tempo, Livorno ricca di, come dicevi tu, di tanti artisti, di tanti pittori, ma anche di tanti pescatori. Mi viene proprio da chiederti, ma nell'arte di Livorno, ma quanto mare c'è rappresentato? Quanta vita di mare? Fondamentalmente il mare è stato, diciamo, lo spunto per i classici pittori labronici che dipingevano dal vero. Dal vero vuol dire prendere la propria cassetta, i propri colori, un cavallettino, uno sgabellino e mettersi davanti a una scogliera, davanti alla terrazza Mascagni, davanti a qualsiasi cosa si potesse, diciamo, rappresentare dal vero. Quindi lo ritroviamo scene in tantissime opere dei pittori labronesi, anche i pescatori. Io nomino, ma non voglio dimenticare altri, ma ce n'è uno in particolare che è Giulio Davicchio, un altro grande artista livornese che ha dipinto anche il lavoro duro dei pescatori con delle immagini proprio delle reti tirate fuori dalle barche. Quindi questo lavoro duro del pescatore, che come tu sai è il retro di quello che noi poi possiamo andare a mangiare nei piatti, nei ristoranti, ecco. Io ti ringrazio, Mauro, perché mi hai dato proprio lo spunto. Hai parlato di reti, di pescatori, di arte, e noi ci spostiamo, venite proprio con me, perché abbiamo parlato di reti, adesso andiamo a vedere il pescato di Livorno. E visto proprio che siamo a Livorno, a proposito dei sapori, dei colori, della cucina tipica livornese, insomma, non potevo fare di meno che venire a gustarmi un buonissimo cacciucco. Però attenzione, questo non è il classico cacciucco, ma è servito nel piatto, ma qua è con il cacciucco ci viene farcito un panino. Infatti questo panino che vedete prende il nome di panino cacciuccato, e Fabio qui in questa spettacolare bottega del gusto ce lo potrà spiegare meglio. Sì, effettivamente il panino cacciuccato è praticamente un modo di presentare semplicemente il cacciucco. Noi siamo partiti appunto dal concetto della qualità, della tradizione, per poter creare un qualcosa che possa essere facilmente fruibile anche passeggiando. Quindi ecco che abbiamo preso il polpo, uno degli elementi del cacciucco, lo abbiamo cucinato come il cacciucco e dopodiché lo abbiamo frantumato, spezzettato. Quindi all'interno c'è tutta la cottura, il concentrato di pomodoro, il pomodoro, la cultura livornese, il vino rosso, e dopodiché viene messo cucinato e dopodiché viene messo nel panino. In questo modo chiaramente possiamo avere una fruibilità maggiore. Ecco, sei arrivato proprio a questo tipo di produzione del panino cacciucato con una conoscenza alle spalle sicuramente del cacciucco, insomma, che non può mancare qua. Ma senti, il cacciucco è una tradizione livornese che risale al 1600, viene una delle leggende dice che viene dalla Turchia, con Ahmet, che era un ragazzino che era venuto dalla Turchia su una nave mercantile, arrivato a Livorno, piano piano incomincia a riproporre la cucina che l'aveva insegnato la madre, che portava a casa i pesci che il padre pescava. E poi a Livorno è stato tolto tutto ciò che era di medio orientale, di levantino, ovvero l'uvetta, per mettere ciò che la parte culturale e
gastronomica livornese ha portato, ovvero la parte ebraica, ovvero il pomodoro. Ecco che il pomodoro entra di prepotenza in tutta la cucina livornese, tanto più nel cacciucco. Ecco che quindi per arrivare al panino cacciuccato per forza dobbiamo passare da una cultura gastronomica, enogastronomica livornese che risale a moltissimi anni fa. Comunque protagoniste sono sempre le materie prime di eccellenza, questo credo sia poi indiscutibile. E a proposito di eccellenza, qua nella vostra bottega è un piacere essere qua, perché si riscoprono determinati valori e concetti di quelle che sono le tradizioni recuperate e ancora oggi assolutamente in auge e poi perfezionate in questi meravigliosi panini, e non solo, perché poi ne vedremo anche altre soluzioni. Sì, infatti quello che noi vogliamo proporre in questa bottega, che è la succursale dell'osteria, la nostra osteria al Mercato Centrale, è proporre la cultura gastronomica livornese. Infatti da noi trovate gli zeri sotto il pesto, il baccalà sotto il pesto, le acciughe alla povera, il bordatino quando è tempo, oppure tutte quelle cose che sono della tradizione livornese, cosa che mancava un attimo, il concentrarsi su non perdere questa tipologia di tradizione. Perfetto, allora Angelo, se stringi su di me, intanto lasciamo Fabio che si adopera nel presentarci il vino, perché per gustarci un buon panino ancora meglio ci vuole l'altro protagonista, che è il vino. Ecco Fabio. SM Comunicazione Digitale è una giovane e dinamica agenzia di comunicazione. Offriamo pacchetti personalizzati per la pubblicità attraverso i social media. Insieme a noi ottimizzerai le pagine social, otterrai visibilità e contatti, promuoverai il tuo brand, proporrai i tuoi prodotti a migliaia di utenti. Con creatività, onestà e passione ti guideremo attraverso il mondo del web. Chiamaci per avere informazioni o richiedere un preventivo gratuito. I tuoi futuri clienti ti aspettano. Eccomi, allora dicevi del vino. Sì, effettivamente il vino è una cosa importante negli abbinamenti e sul cibo, deve andare a completare quella magia che si viene a creare in bocca. In bocca noi abbiamo una quiete derivata da un pH che ognuno di noi ha il proprio. E che cosa succede? Immettendo o un prodotto che sia alimentare, che sia cibo o vino, dobbiamo andare, che crea quindi un caos, dobbiamo andare a ricreare un equilibrio. In questo caso tu hai mangiato un panino dove dentro c'è del cacciucco, quindi un polpo cacciuccato che ha quindi un sapore molto importante. Noi dobbiamo andare a ricreare poi una quiete che possa darti la piacevolezza di riassaggiare il panino. Quindi è come in teatro. In teatro Totò senza Peppino non poteva essere Totò, perché la spalla è quella persona, è quell'ente che fa sì che risalti l'elemento principale, che appunto era Totò. E noi a questo punto dobbiamo cercare un vino che sia di qualità, ma che non sia esso stesso protagonista quanto lo è il piatto, in questo caso il panino cacciuccato. E allora nella nostra varietà di vini io penso che potrebbe essere di buon auspicio mettere, che ne so, ecco, un vino giovane, quindi che possa essere nelle condizioni di poter supportare un'importanza del piatto, e in questo caso è un vino che è del 2019, un 13 gradi, siamo a Tavarnelle Val di Pesa, e dei giovani produttori che ormai sono nostri partner da moltissimi anni, da quando praticamente siamo partiti, è un prodotto non importantissimo ma di grande qualità. Noi quindi andiamo ad assaggiare il nostro vino e l'importante è anche il bicchiere,
dove andiamo a servire il nostro vino, in modo tale da poter creare quell'ambiente anche all'interno del bevante, del bicchiere, che possa dare una piacevolezza sia al naso ma anche al palato. Posso assaggiarlo prima di fartelo abbinare al tuo panino, ed ecco che io penso che questo sia un matrimonio felice, di quelli che dureranno all'eternità. Grazie Fabio, intanto però attendo Marina, eccola qua, ciao Marina. Ciao. Che bellissimi piatti, allora qua continuiamo con in viaggio nel mare. Sì, esattamente, sono altri due piatti tipici della cucina livornese, qui abbiamo le acciughe alla povera e le cozze ripiene. Ecco, come sono realizzate? Perché alla povera è proprio il nome del piatto, ma non sono tanto alla povera, sono belle ricche, un bel piatto. Sì, in realtà è un piatto semplice, perché poi fondamentalmente il piatto lo fa la materia prima, l'acciuga, questo pesce azzurro che viene prima battuto, perché viene cotto poi nell'aceto. Successivamente viene condito con cipolla, olio extravergine d'oliva ovviamente, sale e pepe. Quindi è un piatto semplice comunque, anche se ha una sapidità e riempie il palato per lungo tempo. Quanto è importante l'olio e anche il profumo della cipolla qui? Molto, molto, sì. Sì. L'olio deve essere di buona qualità, un buon olio toscano, extravergine, e lo stesso anche la cipolla. Anche una cipolla rossa toscana va benissimo, e anche la cipolla bianca che ha un sapore un pochino più morbido, sì. Piatto bellissimo, e qua però abbiamo, fra i frutti di mare sono quelli che preferisco, delle cozze, non sono semplici cozze ma sono ripiene, insomma, con del gusto aggiuntivo proprio. Esatto, questo è un altro piatto ghiotto, sono cozze che vengono riempite con un impasto di macinato, quindi di carne, quindi la terra che si sposa con il mare, noi aggiungiamo anche la mortadella, ovviamente dell'uovo, e vengono fatte delle polpettine che vengono inserite all'interno delle cozze, che prima sono aperte a mano con un coltellino, e poi successivamente vengono cotte nella salsa di pomodoro. Qualche cozza la vedete legata, perché a volte nell'aprirle si apre troppo, quindi vengono legate onde evitare che poi si aprano nella cottura. Quindi ovviamente il lavoro non è un piatto così semplice, è un piatto che comporta un po' di lavoro, di preparazione, sì. Quanti segreti ci sono in questi piatti della bottega? Questa è la cucina toscana, questa è la cucina livornese, anzi non toscana ma livornese, e sono piatti che, a parte l'acciuga alla povera, questo ecco per esempio richiede un po' di tempo di preparazione, quindi il livornese viene a cercarlo, perché difficilmente ormai si fanno in casa. Ma anch'io vado a cercarlo, mi permetto di assaggiare queste acciughe alla povera. Marina, stupenda, stupenda, un gusto fantastico qui in bottega. Non riesco a mangiare queste, ma le lascio qua per dopo. Sono curioso di vedere che tipologia di vino ci possiamo abbinare qua. Non so a voi, ma a me questo Aventur mi mette un'allegria, una fame. Quasi quasi vado in cucina. I'm just a gigolo, whatever way I go. Andiamo quindi ad accostare poi i profumi dei vitigni del territorio grazie ad un altro ottimo vino, grazie Fabio. Allora sì, qui abbiamo scelto un rosato appunto da Sangiovese, quindi siamo sempre in Toscana, sempre a Tavernelle Val di Pesa. Il Sangiovese è il vitigno principe della Toscana, questa volta appunto declinato in rosé. Perché abbiamo scelto questo vino? Perché si sposa bene con l'acidità delle acciughe, e al tempo stesso, per quanto riguarda le cozze, essendo comunque di base un vino rosso, va a supportare la struttura della cozza, che comunque contiene anche la carne e la salsa di pomodoro, quindi è un po' più importante. E poi va a avere, con questa sua acidità, va a sgrassare la bocca, poi va a fare questo lavoro finale sulla bocca.
Quindi una sorta di detersione poi in bocca per raggiungere questo equilibrio. Qui un bilanciamento sull'acciuga e qui invece una detersione, sì, se vogliamo una detersione. Io direi di andare proprio ad assaggiarlo, ecco. Certo. Quindi vorrei sentire proprio da te a caldo un commento proprio nel momento della degustazione. Sì, intanto il colore è un rosato splendente proprio, che volendo ecco si può benissimo proporre anche su un aperitivo anche accompagnato con delle acciughe, benissimo. E al naso presenta dei sentori di fiori tipo rosa, quindi comunque fiori delicati, e in bocca emerge subito questa acidità e nella retroolfattiva tornano poi tutti i sentori che abbiamo sentito prima nel bicchiere. Quindi sì, sicuramente è un vino non troppo aggressivo che si sposa bene con questi due piatti. Quindi perfetto, con le acciughe alla povera e con queste meravigliose cozze ripiene. Ma in bottega le curiosità non finiscono e il gusto non finiscono assolutamente qua, perché abbiamo altri prodotti di eccellenza da mostrarvi. Marina, è sempre un piacere condurre in scena esemplari di questo tipo. E beh, direi di sì, sì. Qui abbiamo un prosciutto crudo nazionale e una mortadella di Prato. Mortadella di Prato è un presidio slow food, è una mortadella particolare che viene fatta con gli avanzi, fra virgolette, del prosciutto e viene unito nell'impasto. Quindi è tutt'altra cosa ovviamente rispetto alla mortadella di Bologna, quella sì, classica. È un'altra cosa, sì. E viene unito nell'impasto poi anche l'alkermes, quindi anche proprio anche a livello di sapore, non c'è il pistacchio, è proprio, si chiama mortadella ma è proprio un altro prodotto. E poi ovviamente il crudo. In bottega non possiamo non tenere dei prodotti che vadano a riempire dei panini o anche a fare dei taglieri, che appunto poi abbiniamo anche dei pecorini più o meno stagionati, toscani, sardi. Anche perché l'approccio al gusto in una bottega del genere è completamente diverso all'approccio che si può avere in un ristorante classico, quindi secondo me è molto, i profumi devono essere molto selettivi, insomma c'è la consapevolezza poi del prodotto. Esatto, sì, anche qui ricerca sul prodotto abbiamo fatto, sempre cercando di diciamo creare un ventaglio di possibilità per soddisfare le varie esigenze del cliente, quindi non soltanto mare ma anche appunto dei affettati e formaggi da mettere o nel panino o anche a mangiare, diciamo così, al piatto. Poi sicuramente se abbiniamo anche un bel bicchiere di vino a un tagliere di affettati e formaggi, allora abbiamo raggiunto, penso, l'apoteosi sensoriale. E lo facciamo, sta arrivando infatti Fabio che ci conduce qua il vino scelto e selezionato per questo tipo di, per i salumi, quindi per gli affettati. Ecco Fabio, allora qui parliamo. Allora, qui si ritorna qua in zona, ahimè siamo a Pisa, la provincia di Pisa, e proprio al limitare della provincia di Pisa esiste Riparbella, da Cecina andando verso Volterra si trova questa piccola azienda, piccola per modo di dire perché fa dei grandissimi vini, e in questo caso è un Sangiovese al 70% e un Cabernet Sauvignon al 30%, che ha una buona acidità e che può comunque andare a compensare le grassezze e le sapidità di un salume. Questo è un vino, anche questo giovane, che non deve andare a contrastare l'essere protagonista del salume, perché altrimenti, come dicevamo prima, si va a sovrapporre e i protagonisti sono loro in questo senso, in questo caso. Lo deve un po' assecondare, no? Come gusto. Lo deve accompagnare, perché nel piatto, quando siamo seduti al tavolo, è un inseguire il gusto, un inseguire le sensazioni e un inseguire i profumi. Quindi in questo caso, appunto, Sangiovese al 70% e Cabernet Sauvignon al 30%. In questo caso il vino ha pieno rispetto
del salume, non fa barrique, perché altrimenti si andrebbe a contaminare con tutti degli aromi terziari che non sono propri del vino stesso, del vitigno stesso, e quindi ecco che si va a rispetto. Un rispetto un po' gerarchico quasi, eh? Sì, ecco, perché chiaramente noi partiamo dal cibo, infatti nella nostra insegna c'è cibo-vino. Il vino va a accompagnare, noi facciamo gli osti, anche se siamo dei sommelier, ma ci piace dire che siamo osti, perché raccontiamo storie. Raccontiamo le storie, dietro ogni bottiglia c'è una passione, c'è una fatica, c'è un grandissimo lavoro, e con la necessità comunque di non tralasciare mai nessun particolare per poter arrivare a servire un bicchiere a un cliente, un prodotto che sia sempre rispettoso sia della tradizione ma sia anche del cibo che andiamo a gustare. Fabio, intanto ti ringraziamo per averci aperto le porte del gusto di questa bottega meravigliosa, anzi un grande bocca al lupo. Viva il lupo! Viva il lupo! Ma quando nasce consapevolmente questa grande passione, questo gusto pulsante proprio in te per l'enogastronomia? Ma senti, io sono livornese al 100% perché faccio parte di quel 10-15% dei livornesi che hanno quattro nonni livornesi, e questo è già difficile. Ma la mia vita l'ho vissuta parecchio in campagna, perché i miei genitori avevano terra in campagna e quindi abbiamo vissuto lì, e ho dei ricordi dell'infanzia. Il mio primo ricordo del gusto nell'infanzia è quando mia madre prese un uovo dalla gallina appena fatto e mi fece l'uovo all'ostrica, ovvero l'uovo, il tuorlo nel cucchiaio con la goccia di limone per salvare dalla salmonella, e quando lo mangiai sentii la temperatura dell'uovo che era superiore alla temperatura che avevo dentro la bocca. Hai avuto un'esplorazione. Cioè, proprio io ho questa memoria, questo ricordo. Che mia madre dice che avevo sui 5 anni questa cosa, questo evento. E così come i pinoli che io prendevo e schiacciavo e sentivo questo sapore del pinolo particolare. Mio padre, che all'età di 6 anni mi calava nella botte legato con il secchio di acqua calda e soda e spazzolone. A pulire? Eh? A pulire il tino e la botte, e poi mi tirava su. All'età di 12 anni chiaramente ho riscosso, perché mi hanno trovato sotto la botte del mosto. Quindi hai iniziato, secondo me, a immagazzinare quelle che sono poi le emozioni, no? Sì, infatti le emozioni sono quelle che nascono dai ricordi. Il ricordo è il punto fondamentale per ognuno di noi per poter avere una proiezione del gusto in questo senso. È importante per ognuno di noi far sì che ci sia un'abitudine verso i figli, verso i bambini, perché ci possa essere questa educazione al gusto. È molto importante. E questa poi è un po' la filosofia della bottega. La bottega è questo: andare a cercare, ahimè qualcuno il lavoro sporco lo deve pur fare, noi, io e i miei soci, andiamo in giro a cercare a sporcarci le scarpe di fango per andare in vigna, per capire come nasce l'uva, per andare a capire come si fa il miele, come nasce un formaggio e così via. Questo ci aiuta molto per prendere sempre più consapevolezza verso quest'arte, che è l'arte del gusto, dell'eccellenza vera, insomma, della genuinità poi. Ecco, quello che volevo precisare è che noi osti, noi che abbiamo delle botteghe, ci mettiamo la faccia tutti i giorni. Questo è il fatto rispetto alla grande distribuzione, che pur rispettando tutto ciò che c'è nella grande distribuzione, ma noi che stiamo in una bottega dietro a un banco ci mettiamo la faccia tutti i giorni. La nostra faccia è la garanzia del prodotto che diamo. Grazie davvero, grazie per l'ospitalità, grazie a te, a Marina, a tutto il tuo team. Questa è la nostra tappa che oggi abbiamo fatto in queste specialità qua a Livorno con Overture. Torniamo ovviamente la settimana prossima sempre con tante altre avventure. Vi invitiamo anche, non dimenticate, di seguire anche i nostri social Facebook e Instagram e il nostro sito internet overturetv.it. Ovviamente torneremo la settimana prossima, e grazie a voi per averci seguito ancora in tanti anche in questo appuntamento. Alla prossima!